Ciao a tutti, sto facendo un video dietro l'altro con queste favolose buste sorpresa di Tiger. Vi consiglio di andare a vedere il video acquisti con la busta sorpresa Tiger che hanno regalato loro, che è in omaggio con una spesa minima di 15 euro. La seconda busta sorpresa XXL, dove ho trovato delle cose wow proprio, quindi andatelo a vedere e commentate. E poi avevo preso un'altra di queste buste, anche questa dovrebbe essere XL, in base a quello che c'è scritto nel cartello dovrebbe esserci dentro minimo 10 pezzi, dubito molto, ho molta paura di aprirla perché ultimamente insomma, andate a vedere gli ultimi video che ho fatto che così vedete tutte le buste sorpresa. Allora, apriamola un po', già mi viene l'angoscia. Allora, intanto sentiamo quanta roba c'è dentro. Oh signore. Una, due. Non mi dire che è uguale all'altra. Ma c'è un po' che roba. Allora, tiriamo fuori sta roba che forse ho già capito cos'è. Esatto, questi ne ho già due che ho trovato nella busta sorpresa, quella che hanno dato loro in regalo. E vabbè. Sono praticamente le puntine che io le uso nel c'ho un quadro, era di mio moroso che sopra ci mette le foto, quelli in sughero, e le userò così. E penso ce ne sia un'altra. Sì. Che poi ne poteva mettere una rosa, perché se non erro questa era nella collezione di San Valentino, c'era sia rosa che rossa, invece tutto rosso. Vabbè. Vi prego, basta. Vabbè, cioè, è finito qui. C'è sicuramente una cover. Questo perché cos'è? L'S8. No, ma che carina! Ma che palle! Vi faccio vedere quella che ho avuto l'altra volta. Cioè, sono carinissime, ma io non vanno bene per il mio. Che palle. Come dicevo l'altra volta, se qualcuno ha questi cellulari, magari che le vuole, boh, cosa vi devo dire? Possiamo fare uno scambio di qualcosa. Non so cosa dirvi. Questa, per esempio, potrebbe andare mio di lunghezza, però non di larghezza, perché mi pare che sia più grande, sì. E insomma, così. Questa. Molto bene. E poi c'è un'altra cosa, 10 cose, eh. Questa cosa così. Oh no, uguale. Oddio. No, ma questo è carinissimo. È bellino da bestia, è fatto così. È appunto un ventilatore portatile. Questo qui fatto a elicottero. Questo è carino. L'altra volta l'avevo trovato quello nero classico. Ah, e beh certo, è chiaro, me lo dovevo rimettere dentro un altro, non bastava quello. E questo è così. E benissimo, proprio a tema invernale. Niente, questa è la busta, facciamo una botta di prezzi. Questi costeranno 2 euro, quindi 2 euro 4, 5, 6. Queste non so se costano 2-3 euro, quindi circa una busta da 8-9 euro. E è meglio che ne prendo sempre solo una, però questa qui è proprio uguale a quella che ho preso, a quella che mi hanno regalato loro, quindi no, perché loro dovrebbero regalare la busta small. E queste qui dovrebbero essere le buste XL, dove appunto c'era il cartello con scritto che ci sono almeno dentro 10 pezzi. Tra l'altro paghi anche 5 euro, quindi non mi sembra giusto, però vabbè così. Noi sappiamo, dico sempre, che quando prendiamo queste buste a sorpresa il rischio di trovare cose che non usiamo c'è sempre. E vabbè. Insomma, così ditemi che cosa ne pensate, o meglio, magari non dite niente. E come avevo chiesto nel video precedente, avevo trovato anche un'altra cover, questa qui, che
che mi piaceva molto da usare per il mio cellulare, però non va bene e vi avevo detto come posso adattarla. Io avevo pensato di andare a sciogliere, visto che è di plastica dura, il bordo e incollarla sulla mia cover trasparente e usarla appunto sul mio cellulare. Fatemi sapere se avete altri modi per utilizzarla e anche eventualmente per questi, se non trovo da darla a nessuno, se esiste qualche modo per riciclarla? Come vi dicevo, ho guardato su internet ma non ho trovato nulla di che. Se avete qualche idea, chiaramente fatemelo sapere che io per il fai da te sono sempre pronta. Niente, questo è tutto, ci vediamo presto. Ciao!